siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale paro, ognuno vale paro. Monti eletto dallo spread che ha sostituito il corpo elettorale. Sono queste le affermazioni di Beppe Grillo, che si rivolge ai cittadini esasperati dai costi della politica, agli insofferenti e ai delusi dai tre poli, e attacca tutto e tutti. Mettetevi scomodi dopo la pubblicità. Buonasera e bentrovati a Mettetevi Scomodi. Dunque, anche con il nuovo governo, il governo Monti, c'è sfiducia verso la politica tradizionale. I movimenti anticasta, primo fra tutti il Movimento 5 Stelle, riescono a catturare parte dei consensi. Rifiuto della politica attuale oppure semplice qualunquismo? Noi ne parleremo stasera con i nostri ospiti ed è un piacere avere qui con me Eugenio Casalino. Buonasera. Buonasera. Attivista del Movimento 5 Stelle. Allora, Beppe Grillo è il fondatore del Movimento 5 Stelle, che è in forte ascesa. E al pari della sfiducia verso i politici, cresce la credibilità degli artisti. L'esempio lampante è il comico guru Beppe Grillo. Istrionico e poliedrico, quando sale sul palco mischia lo show alla politica, argomenti serissimi e battute fulminanti. Eccolo durante il Cozza Day, uno sberleffo ai parlamentari attaccati alle loro poltrone come mitili agli scogli. Andiamo, Izzy! Guarda cosa mi tocca fare a 63 anni. Allora, andiamo in fila per uno. Seri, perfetti, senza disturbare, seri, perfetti e decisi, devono capire che non hanno di fronte della gente che vuol far casino e basta, hanno di fronte dei cittadini consapevoli di riprendersi la politica di questo paese. Grazie a tutti e andiamo. I grillini hanno fatto sapere ai propri elettori di essersi drasticamente autoridotti le indennità, tenendo per sé l'equivalente di un buono stipendio impiegatizio e devolvendo il resto in opere pubbliche o al movimento. Il rifiuto del privilegio del politico è stato dirompente per l'ascesa del Movimento 5 Stelle, che basa il suo successo su tre fattori: far politica utilizzando al meglio il web, farla con giovani dalla faccia pulita e farla con una forte connotazione antipartitica. Così il movimento, nato nel 2009, riesce a incanalare parte dell'opposizione. Votato da più di 600.000 persone, presente in 64 città e forte di 135 consiglieri comunali e 4 regionali, potrebbe finire in Parlamento, visto che i sondaggi lo danno attorno al 5,5%. Un Eldorado del far politica, dunque? Il giusto rifiuto del sistema Italia, fondato su corruzione e malcostume dei maestranti nella cosa pubblica? Parrebbe, a sentire gli uomini di Grillo. Ma negli ambienti dei partiti tradizionali, l'avventata dell'amministrazione self-made, al di fuori di logiche e dinamiche di tessera, convince ancora poco. Non è forse qualunquismo il criticare tutto e fare niente? Continuare, come dire, a resistere. Dunque, abbiamo visto, insomma, le manifestazioni di Grillo molto forti, anche gli slogan e i cartelli. Insomma, fate antipolitica. E non vi piace neanche il governo Monti, perché insomma è stato paragonato addirittura a Monti e a Badoglio, in un modo molto colorito. Non vi piace nulla. Questo paragone con Badoglio mi sembra di averlo letto, però volevo dire subito una cosa. Nella presentazione iniziale si parlava del Movimento 5 Stelle come anticasta e antipartiti, che è una cosa completamente diversa dal dire antipolitica. La prova più evidente è che il Movimento 5 Stelle ha presentato nei due anni scorsi liste civiche, quindi completamente indipendenti dai partiti, in diversi comuni d'Italia e in alcune regioni, quindi significa che vuole fare politica,
ma vuol fare una politica con la P maiuscola in maniera totalmente indipendente dai meccanismi di partito che abbiamo avuto finora. Quindi non antipolitica, ma anticasta e antipartitocrazia. Quindi una politica, voi dite, insomma, far entrare, far riappropriare i cittadini della cosa pubblica. Esattamente. Però il vostro è un voto di protesta, diciamo la verità. Non è un voto di protesta, perché noi abbiamo un programma fin dalla fondazione. E dopo ne parleremo anche del, certo, del vostro programma. In ogni caso, comunque, il Monti non dunque, vi soddisfa. Vabbè, su questo, vabbè, Beppe Grillo ha detto la sua dicendo è un colpo di spread, cioè quindi con il suo modo di caratterizzare le cose è stato come fosse dallo spread un colpo di Stato. Beh, oggettivamente tutti abbiamo visto come la politica italiana sia stata sostanzialmente commissariata da una situazione che è eccezionale. La classe politica negli ultimi 20-30 anni, direi senza grossa distinzione, ha governato un po' di più il centrodestra e il centrosinistra, qualcuno può fare la contabilità, però ci ha portato in una situazione dove abbiamo 1.900 miliardi di euro di debito pubblico, il 120% del PIL, e siamo comunque in una situazione di conti pubblici notevole sofferenza. Questa situazione, unita al fatto che non abbiamo più la cosiddetta sovranità monetaria, che significa la lira gestita dalla Banca d'Italia, ma siamo nel meccanismo dell'euro, ci ha portato essenzialmente a una situazione di commissariamento. Questo ovviamente non può fare piacere ad un movimento come il nostro, che si basa sulla, addirittura vuol portare avanti la democrazia diretta, in alternativa alla democrazia rappresentativa, che è quella che abbiamo avuto in Italia negli ultimi 65 anni di Repubblica. Prima avevamo la monarchia, dalla monarchia siamo passati alla partitocrazia, cioè una forma di democrazia rappresentativa, se vogliamo, molto italiana e molto poco. Ma io credo che chi demonizza il Movimento 5 Stelle sbaglia a prescindere, perché nel momento in cui una forza politica, parapolitica, insomma, in questo caso un movimento che si propone comunque come un messaggio politico, questo va detto, e mi pare di comprendere che lo stesso rappresentante del Movimento 5 Stelle abbia chiarito questo concetto. Quando un movimento di questa natura raccoglie l'interesse e la fiducia di una porzione dei cittadini va rispettato a prescindere. Detto che poi noi dell'Italia dei Valori come Movimento 5 Stelle troviamo anche parecchi punti in comune, su altre questioni ci differenziamo, come è giusto che sia. Io non mi preoccuperei del fatto che ci possa essere qualche movimento che intercetta voti, gradimento della sinistra, del centro, della destra. In questo momento è talmente ampia la fascia di cittadini che non si vedono riconosciuti da nessuno, che il fatto che qualcuno entri in gioco raccogliendo una porzione di quei voti, di quei consensi, è positivo a mio modo di vedere. Comunque c'è chi attacca pesantemente il Movimento 5 Stelle, come Stefano Salvi, il giornalista bergamasco, e sentiamo adesso cosa dice. Con Grillo ho una diatriba da un bel po' di anni. Io ho scritto sul libro esattamente quello che pensavo di lui, nel senso che lui ama dire una montagna di cazzate, nel senso che i testi, a 62 anni ancora non ha capito che i testi se li deve scrivere da solo e non se li deve far scrivere da Michele Serra e da Stefano Benni, nel senso che obiettivamente se hai delle cose da dire informati. Allora, se ti informi, racconti determinate cose, dalle più gravi alle meno gravi. La cosa gravissima è che lui, 4 anni fa, disse una cazzata gigantesca, che la legge Biagi aveva causato in Italia una emorragia tale per cui il nostro paese è il paese che aveva la più grande percentuale di precariato. Balle gigantesche, perché io che faccio il giornalista e che racconto le cose prima informandomi e poi raccontandole, avevo dei dati che dava l'Italia allora e oggi, grazie alla legge Biagi, come ultima in Europa per il precariato, nel senso che la Spagna, la Francia, la Germania, la Svezia e la Danimarca hanno una percentuale di precariati di un bel po' superiore a quella italiana. Allora, non è che tu devi raccontare balle per poter accattivare il tuo voto. Tu devi usare tutti i mezzi possibili e immaginabili, ma raccontando ed informando realmente la gente delle cose che vanno o che non vanno. Puoi benissimo attaccare la legge Biagi, ma non raccontando balle dicendo che ha creato più precariato in Europa. No, puoi benissimo attaccarla proiettando eventuali correttivi, ma se tu racconti queste cose sei qualunquista perché spari genericamente sul gruppo. E non proponi, per il momento non ho sentito ancora una proposta reale su quello che è il governo di questo paese,
né da Grillo né da chi lo rappresenta nelle consigli comunali e provinciali. Abbiamo bisogno non soltanto di incazzati, ma di incazzati propositivi. Gli incazzati sono. Guardando però sempre al Movimento 5 Stelle, volevo anche una battuta da Loris. Si dice, si scrive Grillo, si legge Berlusconi, è proprio per questo fatto che, insomma, tu sorridi, adesso ride già. Pensi che sia, possa essere così, che alla fine agevolerà, insomma, i voti potranno andare anche. Ma penso che in parte i voti del Movimento 5 Stelle derivino comunque da una parte della sinistra, del centro-sinistra italiano. Sicuramente è una nuova realtà politica su cui ci si deve confrontare, è un movimento e ci si deve confrontare, perciò certamente porterà via una fetta al centro-sinistra. Ma è difficile comunque dialogare con voi, è possibile? No, assolutamente no, nel senso che noi diciamo che non faremo mai, anche per rispondere a Morelli, alleanze con i partiti, semplicemente perché i partiti fanno politica in maniera completamente diversa dal modo in cui facciamo noi, poi posso spiegarlo più in dettaglio. Quindi noi diciamo nessuna alleanza con i partiti, però come già succede sia nei consigli comunali dove siamo presenti, sia nei consigli regionali, Emilia e Piemonte in tutto 160 istituzioni in Italia, su singoli provvedimenti, singole iniziative che secondo noi vanno nella direzione del bene comune, noi siamo disposti a collaborare. Quindi non è che noi viviamo nel Monte Athos, al di fuori della realtà e della politica, però oggi sostanzialmente, lo si può vedere in qualsiasi situazione, fare un'alleanza organica con i partiti significa accettare tutti i compromessi del potere. E questo è proprio il motivo che per il quale il Movimento 5 Stelle fa politica, cioè rompere quella casta di potere che sostanzialmente è avulsa in gran parte dai cittadini. Che cosa significa questo? Che i cittadini non si vedono, non si riconoscono più nella casta dei politici, perché comprendono che è ben difficile in realtà interagire con coloro che noi definiamo i nostri dipendenti, che noi definiamo i nostri dipendenti, e che quindi voglio dire, non è possibile in realtà influenzare. Si sente parte della casta. Bentrovati a Mettetevi Scomodi, stiamo parlando dei movimenti anti-casta. Dicevamo che insomma tutti i politici qui presenti hanno il loro numero, lo danno ai cittadini che hanno un problema. Indubbiamente, allora, lei non ci crede? Io è che, no, assolutamente, non è che non ci credo. Quello che volevo dire è che sicuramente conosco anch'io tantissimi militanti di partiti e amministratori locali. Morelli è un amministratore locale, nel senso che è un consigliere del Comune di Milano, sta in mezzo alla gente sicuramente, ma che cos'è la casta? Incominciamo a definire che cos'è la casta, per esempio dall'alto. Il Parlamento che abbiamo in Italia è un Parlamento di nominati, cioè chi è stato eletto è stato di fatto indicato da poche persone in Italia. Questa è la casta. Tra queste persone c'è anche Bossi. Bossi, o chi per lui, pochissime persone nella Lega, come negli altri partiti, hanno deciso chi doveva essere in Parlamento. Prima questione. Seconda questione, cosa significa quindi? Che la casta è in mano a quindi una ristretta. Quindi nessuna delle persone qua presenti fa parte della casta. Ristretta. No, beh, allora, voglio dire, nel momento in cui Morelli, piuttosto che altri, fanno politica nei partiti, evidentemente accettano, perché non credo che non vedono questi meccanismi, se ne parla tutti i giorni nei giornali, e quindi accettano questo meccanismo senza criticarlo. Noi questo meccanismo lo vediamo, lo critichiamo e ci stiamo assolutamente fuori. Cioè, chi di noi vuole fare politica non la fa mai, non la farà nei partiti, perché non accetta. Ma è vero che voi avete addirittura uno stipendio che è quello di un impiegato di medio allora, livello? Facciamo, allora, sicuramente non ci poniamo il problema dei consiglieri comunali, perché lì, anzi, io e molti di noi ritengono che ci sia uno squilibrio notevole fra lo stipendio dei parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali rispetto ai consiglieri comunali, nel senso che i consiglieri comunali, soprattutto per esempio a Milano, hanno credo notevoli responsabilità e hanno uno stipendio, come ha detto prima Morelli, credo tra i 1.500 e i 2.000 euro, credo molto limitato. Io ho visto il cedolino di Mattia, quindi lo stipendio è quello, tra i 1.500, comunque è uno stipendio limitato. Parliamo allora di stipendio dei nostri due consiglieri regionali. Il consigliere regionale in Emilia e Piemonte, lo stipendio netto è circa 10.000 euro in queste due regioni. Spero che sappiate che ogni regione può stabilire gli stipendi dei propri eletti, nonché di tante altre tipologie
di attività nell'ambito della politica, 10.000 euro, loro si trattengono una parte che è definita dalla base, non lo decidono loro. Faia, per esempio, a Bologna, la base ha deciso che debba avere uno stipendio di 2.500 euro, il resto, una piccola parte, serve, non il 50%, non è l'obolo al partito come si usava nella sinistra. Partito, non siamo una casta, siamo cittadini.